Michele. Buonasera, bentornati qui da Saggi Divini per una grandissima puntata che parla di tanto di noi, quindi parliamo di cibo, il cibo che un po' ci rappresenta, per poi andare a parlare di vino, vino in particolare che vi piacerà molto, per poi finire con l'arte e la cultura. Sì, passando anche per la ristorazione, perché non, noi siamo una trasmissione a tutto tondo, no, Michele? Sì, la ristorazione fa parte, diciamo che il compendio che ci unisce nella tavola, e quindi il vino, come sarà stasera, i formaggi, sono degli attori principali che faranno di questa serata una serata speciale da condividere con voi. Ma entriamo nello specifico. Chi avremo come ospiti oggi, Michele? Questa sera presenteremo la guida dei formaggi del Gambero Rosso e con noi in anteprima parlerà Alberto Marcomini, che è un grandissimo affinatore e conoscitore dei formaggi a livello nazionale, francese e di più, che sa tanto a raccontarci che cosa ha trovato di buono nel nostro paese. E da noi, per noi, nella Romagna, abbiamo con noi San Patrignano. Dei quali abbiamo ospiti oggi proprio due rappresentanti proprio del settore formaggi, è vero Sì, Michele? Roberto Besti e Maurizio Carmine, di cui Maurizio è il cognome, che ci parleranno del loro formaggio principe, che è il vero formaggio di fossa affinato nelle grotte. Poi nello specifico ne parleremo dopo. Subito dopo andremo con il momento centrale della nostra trasmissione, che è quella della degustazione del vino di oggi, che è il vino di oggi che ci è messo a disposizione dalla cantina, Michele. Condè, zona Predappio, un sangiovese molto particolare che fa diciamo un occhiolino alla Toscana. E con questo avremo ospite con noi proprio il papà di questo vino, l'enologo Stefano Zoli, che starà con noi a parlare proprio di questo vino. Dopodiché avremo il ristorante, un ristorante molto prestigioso, vero Michele? Si rende molto prestigioso nei pressi di Ancona, anzi nel centro storico, si chiama Enapolis, se ricordo bene, e dove è un locale in questo ambiente un po' medievale ristrutturato, ha provato il vino per noi. Per finire poi con proprio il momento dell'arte, il momento che poi ti riguarda proprio, ti tocca proprio da vicino, vero Michele? Sì, vogliamo fare qualcosa di diverso, non parlare sempre di musica, di attori, ma questa volta parlare di prosa. La prosa come strumento principe per presentare, per far conoscere un territorio che è la Romagna, per voi. E per parlare di questo avremo con noi una personalità che non è solo del mondo dell'arte, ma dillo tu dai, Michele. Miro Gori, rappresentante principe della Cineteca Comunale di Rimini, e oltre ad essere sindaco di San Mauro Pascoli e quindi anche conoscitore della poesia, non è una conseguenza, però lui è anche una persona che ha scritto e ci racconterà qualche cosa, in qualche metrica, un po' di versetti. E tutto questo sarà a Saggi Divini di oggi. Noi vi aspettiamo fra pochissimo, dopo un momento di pausa. Che vanno al di là, quindi anche gli eventi e le situazioni di interesse che possono comunque trovare comunque in italiano e in inglese per chi vuole parlare anche una lingua diversa dal solito. Ma ricordiamo anche che poi il nostro sito è aperto un po' a tutti, quindi potrete trovare anche articoli magari di personaggi che vogliono usufruire di questo spazio proprio per parlare di vino con noi e anche con voi. Ma andiamo avanti con il tema della serata, Michele, andiamo avanti con la nostra serata. Oggi parliamo di guide. Di guide, parliamo della guida della prima iniziativa che il Gambero Rosso ha voluto poi a pubblicare. E per far questo, si parla appunto dei formaggi migliori d'Italia 2012. Si è affidato a uno dei principali esperti che è andata alla rassegna di 220 aziende, ha provato
un formaggio quasi per tutti i giorni, non 365 ma 316, e dove ci accompagna con un viaggio, e con una guida di riferimento molto comoda per tutta l'Italia, grazie a voi. Ma chi è questo eroe? Perché questo è un eroe, dai. È uno dei più grandi affinatori d'Italia e insomma anche d'Europa. Noi parliamo di Alberto Marcomini. Ciao Alberto! Carissimi, come va? Buona serata. Grazie, buona serata anche a te Alberto. Io non so se, guarda, se invidiarti, perché io sono veramente un golosone di formaggi e si vede, vero Michele? Sì, no, beh, che sì, diciamo un ghiottone anche te dei formaggi, sì. Non so, oppure anche per dire, ma guarda, ma che coraggio che hai avuto a fare, perché veramente è stato un lavoro duro? Raccontami. Guarda, io ti dico che è stata una cosa veramente improbabile all'inizio, perché voi sapete benissimo che i formaggi si fanno tutti i giorni, cioè le vacche, le capre, le pecore si mungono tutti i giorni, quindi ogni giorno il formaggio è diverso da un altro, quindi è stata una cosa così difficile, così complicata, così bella anche da un certo punto di vista, che ci abbiamo messo quasi 2 anni per fare questa cosa, che nessuno mai al mondo, in questo mondo, mai ha fatto. E quindi era un mio sogno e i prodotti erano gastronomici. A questo punto andiamo a scoprirli insieme, venite con me. E siamo in una calèche, una ricostruzione originale della casa dei Malgari, era una terra. Un fine pasto, la bocca non le stracca se non sa le vacca, è la cosa più stupida che si possa dire. E quindi non voglio fare un soliloquio in maniera più assoluta, però è stato veramente difficile, però ci siamo riusciti in qualche maniera. Adesso poi ci saranno le critiche. Oh, che si riprenderai da dove ha lasciato per continuare a esplorare posti ancora più belli. Ma se ci sono i tre spicchi, le eccellenze, sì, che noi presenteremo lunedì prossimo alla Città del Gusto a Gambero Rosso, e sarà una riconoscenza verso 17 identità fantastiche nel mondo del formaggio, quindi saranno 17 produttori che riceveranno comunque un diploma, un benemerito, un qualche cosa che venga conosciuto da tutti. Questo è il fatto più importante. Poi ci sono una pletora di furbi che fanno fare i formaggi all'estero e poi ritornano in Italia e poi vengono spacciati i formaggi italiani, e questi sono per creare solo una grande confusione. E poi ci sono poi dei grandi personaggi, grandi artigiani che fanno delle cose tutti i giorni perché ci credono, perché hanno la passione di farlo. Questa è la cosa più importante. Nel frattempo io sto mostrando la guida proprio di cui stavamo parlando, del gambero rosso che tu hai diretto, ma io ti volevo fare una domanda: come si pone questa guida agli occhi di chi la legge? La vogliamo intendere un po' come un vangelo secondo il formaggio? Oppure è un... non so, vorrei dire... un viaggio nei dintorni dei dintorni... Deve suscitare solo curiosità. Interesse. Il Vangelo, assolutamente sì. Il Vangelo non esiste. Sì. Cioè, mi perdonino chi si occupa di religione. Sì, cioè, sì. Quindi non esiste un Vangelo... Nel mondo del formaggio. Il mondo del formaggio deve essere concepito come una grande tradizione che si porta avanti nel tempo. Quindi noi abbiamo dei grandi casari che tutti i giorni fanno il formaggio con passione, perché sanno farlo, perché l'hanno imparato da quelli che venivano prima di loro e lo insegneranno a quelli che vengono dopo di loro. Quindi il formaggio è un elemento essenziale della nostra nutrizione. Questa è la cosa fondamentale. Quindi è una guida
come tante guide, come sono le guide dei vini, le guide delle osterie, dei ristoranti, degli oli e quant'altro. Però insomma, io credo che questa guida potrebbe essere un punto di partenza. Sì, assolutamente. Grazie comunque Alberto di averci regalato questa possibilità di parlare con te e di far conoscere anche questo mondo che è detto, stranamente non si conosce, ma però a età antica come il vino o anche altre cose, insomma. Ma sai Michele, c'è tanta curiosità in questo mondo qua, ma io ho notato che questa curiosità, e questa è una cosa importante, c'è soprattutto all'estero c'è una grande curiosità perché vogliono capire che cosa facciamo noi. E questa è la base importante per partire, per far conoscere i nostri prodotti all'estero. Ma non i prodotti taroccati. Questo è molto importante. Non devono essere prodotti taroccati fatti in Romania, e io non ce l'ho nessuno con i romeri che sono fratelli, cioè, però voglio dire, bisogna essere seri, bisogna cominciare a partire a fare delle cose perfette. Noi ti ringraziamo, ti vorremmo avere come nostro ospite. Però. No, ma non è vero. Piacere. È un piacere parlare con te perché la passione, noi siamo una trasmissione di passionari, la passione si sente. E noi, ragazzi, noi vorremmo... siamo tutti appassionati. Ok, noi ti salutiamo allora e ti vorremmo avere come nostro ospite più avanti, magari per parlare ancora di formaggio, di questo splendido prodotto che di cui noi in Italia siamo maestri. Ma pensate che dico l'ultima mia filippica, il formaggio è un prodotto straordinario, ma pensate ai salumi, cioè, siamo indietro di 30 anni, quindi ben venga che parliamo insieme di queste cose attraverso la vostra radio, attraverso le vostre esperienze e quant'altro. Saremo felici di farlo anche più avanti in futuro. Grazie Alberto. Grazie a voi. Ti lasciamo e rinnoviamo l'invito per la prossima volta. Assolutamente sì. Lasciamo la parola alla nostra regia che ci delizia con i suoi consigli. Rientriamo in diretta qua allo Studio 1, Michele. Lasciandoci con un po' di musica che ci ricorda Sanremo. Sì, è vero, una musica. A me è piaciuta particolarmente questa nuova versione di Arisa che è assomiglia quasi... fa un occhiolino ad Adele, come dice il nostro regista, Samuele Mussoni. Gli fa l'occhiolino, però lei è stata particolarmente brava perché non me l'aspettavo una canzone melodica cantata così bene da Arisa. Ma veniamo al nostro programma, Michele, dai. Siamo qui per parlare di una parte della guida, di un formaggio della guida, e siamo qui per parlare proprio con i produttori di questo formaggio, o due dei produttori, insomma. Sì, parliamo con Roberto Besti e Maurizio Carmine. Carmine, ciao Carmine. Ah. grazie di essere venuti qua ad Assaggi di Vini per parlare di formaggio, parlare del vostro formaggio. Che ruolo avete voi all'interno del caseificio di San Patrignano? Ma io sono Maurizio Carmine, sono il responsabile delle produzioni alimentari. Oltre che del caseificio, anche della macelleria, del forno, dove facciamo vari prodotti. Insomma, nel caseificio facciamo formaggi a base di latte vaccino, di latte di pecora e di caprino. E qua oggi abbiamo portato con noi il formaggio Il Vero, che è un formaggio prima stagionato e poi infossato. Insomma. Esatto, il vostro formaggio di fossa. Sì. Che dunque, per parlare della guida è a pagina 156, chi volesse andare a vedere più avanti. Ma non è recensito solo questo, ma anche lo squaccherone, che è l'altro formaggio simbolo poi del territorio romagnolo. Invece te, Roberto, all'interno del caseificio cosa ti occupi? Io mi occupo della gestione del caseificio e delle varie trasformazioni del latte dei ragazzi. Quindi segui un po' tutto il processo? Sì, seguo la parte di recupero dei ragazzi e la trasformazione di 1.200.000 litri di latte vaccino e 200.000 litri di latte tutti i giorni? Bovino. Sì, tutti i giorni lavoriamo sui 40 quintali di latte. Tutti i giorni, anche il sabato. Anche il sabato.
le mucche e anche loro, tutti gli animali non hanno la festività, quindi non è che ti aspettano sabato, domenica, giorni di festa, Natale, Capodanno. Ma i nostri telespettatori non lo possono sentire, non lo possono sentire, però in questo momento noi siamo qua e non so che aggettivo dire, siamo pieni di questo aroma. Sì, il nostro è diventato una piccola stanza di gas, che perché sostanzialmente sono il formaggio di fossa, la caratteristica è la sua presenza che si sente con la sua aromaticità, molto, che stando lì in questa stanza molto piccola si fa sentire. Ma tu lo sai che io sono goloso, particolarmente goloso di formaggi, non ho resistito mentre stavamo ascoltando Risa prima, non ho resistito e mi sono dovuto far tagliare un pezzettino di questo formaggio proprio dove c'era la goccia da Carmine. Signori, voi siete in televisione, siete in radio, non potete capire che cos'è questo formaggio se non lo provate, per cui io già vi invito a andarlo a trovare. Dove lo possono trovare questo formaggio, Carmine? Ma, il formaggio, noi abbiamo lo spaccio proprio appena fuori dalla comunità dove vendiamo tutti i nostri prodotti alimentari e non, quindi lì a spaccio proprio all'entrata della comunità di San Patrignano a circa 500 metri troviamo tutti i prodotti. Poi chiaramente anche nelle varie gastronomie qua dell'Emilia Romagna si trovano in vari punti, no? Sono delle gastronomie scelte, insomma, dove vendono prodotti di alta qualità, che noi teniamo molto, diciamo, a quella che è la qualità dei prodotti, insomma, ci lavoriamo da tanti anni, l'eccellenza la vogliamo fare perché comunque è importante, diciamo, mangiare a livello naturale, a livello salutistico, ricollegandoci pure a quello che diceva poco fa Marco Mini, oltre a quello che facciamo sulla parte produttiva per produrre un formaggio, noi lavoriamo tanto anche sulla parte allevatoriale, dove curiamo sia... Avete curato tutto il processo? Quindi... Tutto il processo, sì, partiamo dal mangimificio, dove abbiamo proprio un settore dedicato e dove si fanno delle scelte proprio a livello di alimentazione di questi animali, si acquistano degli alimenti anche fuori e sono certificati no OGM. Noi crediamo, insomma, a questo soprattutto, tutto parte dalla base, insomma, no? Per avere un buon formaggio dobbiamo avere un buon latte, insomma, e quindi questa è la parte importante, allevatoriale, perché curiamo anche la fase allevatoriale cercando anche delle soluzioni a ogni tipo di formaggio. Il latte che ci arriva dalla stalla arriva da una parte di latte Frisona, ci facciamo alcuni formaggi vaccini, e da una parte di latte di Brunalpina, dove facciamo altri formaggi, insomma, quindi non è che nulla viene a caso. Invece, per quanto riguarda i pecorini, abbiamo un'altra comunità, a Botticella si chiama, praticamente lo stesso è in provincia di Rimini, Nuova Feltre, ex. Ah, quindi avete anche un'altra sede, quindi. Sì, un'altra sede dove ci sono 100 ragazzi e dove c'è un allevamento di pecore e di capre. Ogni giorno, siccome ci sono dei trasporti anche lì che portiamo dei prodotti, insomma, perché comunque c'è un'altra comunità, ci sono 100 ragazzi, riportiamo di ritorno ogni giorno del latte fresco. E quindi al caseificio con Roberto Bezzi, i suoi ragazzi, ogni giorno trasformiamo questo latte. Quello che poi le mucche danno di giorno in giorno. Quello che ci dà di giorno in giorno, le pecore, le capre. Le mucche, pecore, esatto. Le mucche ce le abbiamo a San Patrignano, proprio a Corriano. E, nella guida si parla appunto del formaggio di fossa come formaggio dalla grande aromaticità, e su questo lo possiamo garantire, ma anche dalla consistenza umida, no? Dove praticamente si notano anche all'interno la presenza della lacrima, che è un po' dovuta anche alla fermentazione, mi dicevi, vero? Sì, beh, questo il formaggio viene prodotto con la fienagione, di solito il Malgengo, che è il mese dove a maggio si taglia il fieno, dove il fieno ha delle proprietà organolettiche molto elevate. No? Poi rimane in fossa, rimane in cella da noi una novantina di giorni e viene infossato, dove avviene un'osmosi, quindi per mancanza d'aria riavviene una fermentazione. Di conseguenza si deforma il formaggio, perché prende, riavendo una fermentazione, gli ultimi, quelli più schiacciati, si deformano e hanno delle forme molto schiacciate, molto particolari. All'occhio a me è molto bello vederlo. Sì, esatto. Sì. Esprime una vita, esprime una sua vita, no? Sì, cioè, sì, 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 sì.
questi occhi che ti guardano. Esatto. Quindi partendo da questo pretesto qua, vediamo che ha una pasta di color giallo, un giallo intenso paglierino, mentre la crosta, per via della fermentazione, ha un colore più chiaro. Al naso si sente questa sensazione forte proprio di paglia e di questa fermentazione, dove in bocca lascia una persistenza e un gran palato. Esatto, come anche il famoso piccante, però, comunque dei pecorini. Esatto, in più, però è abbastanza equilibrato, perché di solito tante volte non è facile fare un formaggio dove si sente anche il latte. Qui alla fine si sente anche ancora il sapore. Sì, è vero. Volendo fare una degustazione come un po' similare a quella del vino, possiamo dire anche della persistenza. È una persistenza buonissima, fondamentale ed è veramente lunga, vero Michele? Sì, nella guida si parla anche di abbinamento. Dopo, gli abbinamenti in questo caso sono abbinamenti del posto, quindi si parla di Sangiovese e anche di una vendemmia tardiva di Albana o anche Passita. Sono molto più d'accordo sulla seconda ipotesi, sì, dico esatto, la verità, sì, perché deve... ce ne vuole qui per andare a compensare questo vino, quindi sono più portato, sì, per un passito. Secondo, sì, anch'io. Sai, gli abbinerei anche di curiosità uno di quei passiti che abbiamo fatto ultimamente, quei passiti rossi, anche la Nemo. Lo sai che, Michele, lo vorrei provare anche con la Nemo? Sì, anche chissà, anche con poi anche quell'altro, il Sangiovese Passito, che proveremo più avanti, di cui racconteremo virtù più avanti. E mirabilie. E mirabilie. Michele, vogliamo salutare i nostri ospiti? Intanto ringraziamo San Patrignano per aver partecipato e aver anche condotto con noi questa parte, questo angolo di formaggio, insomma, di assaggi di vini. E questo angolo di paradiso, perché effettivamente ha fatto della qualità sia nel vino che nei suoi prodotti, sia che siano gastronomici che qualsiasi prodotto vendiate, non è vero, Carmine? Sì, certo. Noi diciamo, sui prodotti che facciamo ci mettiamo anche il cuore, insomma, no? Ce lo diciamo spesso perché ci teniamo, è come un formaggio, è come un figlio che poi dopo... rappresenta il lavoro, la fatica. Cresce e rappresenta la fatica. Tutti i giorni. Ed è importante, insomma, che ci mettiamo tutta la passione, è importante, insomma, che questo prodotto venga bene, perché questo significa che abbiamo lavorato bene, no? Sì, con sì. Passione. Per curiosità, perché tanto la gente si chiederà, ma questo formaggio quanto è che costa? È importante questo. Sì, perché poi la domanda... Qui devi dire tu, perché io... Diciamo che sul mercato è un formaggio che ha un'alta stagionatura, quindi, quindi significa che c'è tanto lavoro, ma c'è tanta asciugatura. Significa che partendo da un chilo di formaggio, di materia prima iniziale, poi quando ci troviamo al prodotto finito... E quant'è che si... Arriviamo a 600 grammi, quindi esatto. Il 40% lo perdiamo per strada, sì. Quindi dove un pecorino lo possiamo trovare tranquillamente a 12-14 euro... Il formaggio nostro, di più in generale, il vero, no? Costa 20 euro minimo, proprio per questo effetto, sì. Qua, no? Questo effetto trascinamento, che è un effetto di resa sul certo, prodotto. Quindi è chiaro che costa un po' di più, però. Beh, no, questo è chiaro, tutti i formaggi di fossa hanno più o meno questo prezzo, mi sembra, nel mercato. Ma deve avere questo prezzo, altrimenti un prezzo inferiore ci deve far dubitare. Questi prezzi, questi prezzacci si chiamano in gergo, ci devono far pensare che sono prodotti che vengono dall'estero o vengono mistificati o altre cose. Il prodotto fatto con latte di pecora ha un certo costo iniziale, proprio il litro del latte della pecora, molto più alto del litro del latte vaccino. E quindi poi lo troviamo sul prodotto finito. Questo è una cosa, diciamo, matematica. Aggiungo una cosa che ci tenevo a dire, sì. Che il bello di questo lavoro, che come diceva prima Mastro, l'amico Minico, che ogni giorno è un giorno diverso, quindi ogni giorno il latte è una cosa da scoprire e avvengono dei meccanismi particolari che, se non ci stai sempre attento, e questo dà l'opportunità ai ragazzi di imparare un grande mestiere, una grande professionalità che sta svanendo negli anni, e con l'entusiasmo poi nel ritrovare anche la loro dignità, cosa succede? Che poi c'è una competizione quasi fra loro di riscoperta di certi affinamenti, di abbinamenti, quindi tante volte idee... Nascono delle idee particolari attraverso, capito, questa competizione sana, bella, da persone vive e che ritrovano la vita, e quindi nascono delle cose veramente particolari. Infatti dalla nostra filiera
facciamo più di 25 prodotti di formaggi. Sono tanti. Sono tanti. Gli ultimi nati, per dire, è un pecorino al cioccolato affinato alle fave di cacao, o anche al riccio, che ci siamo iscritti a una gara. Ma guarda che sembra un quadro. Scusami se ti interrompo. Vorrei, scusa, farlo vedere ancora, regia, scusate, riprendetemi questa bella inquadratura del forno. Sembrava un quadro, vero Michele? Sì, assolutamente. Se, diciamo, una bella cartolina. Okay. Con il vino che andremo a degustare oggi. Scusa se ti ho interrotto. No, figurati. Quindi esatto, ne esce questa competizione, questo concorso di idee che vanno poi a tramutarsi. E tante volte poi si trasformano in dei progetti di dove forse dà anche fiducia alle persone. Certo. E questo qui è il primo passo fondamentale per anche un percorso di crescita e anche di uscita fuori dalla comunità. Esatto, infatti reinseriamo tanti ragazzi che poi continuano questa passione. Bene, guarda, ti ringrazio per aver partecipato con noi, aver dato anche oltre un messaggio che va quindi al di là del formaggio, che è una cosa che poi è il risultato finale di tante attività che ci sono dietro. Ma poi dietro quel formaggio c'è veramente, come una bottiglia di vino, c'è un senso, che è il nostro senso di appartenenza, il nostro impegno che ci mettiamo. Dal numero delle prove che fate. Sì, sulla ricostruzione di persone che arrivano distrutte, che col loro recupero e la loro voglia di vivere trovano la vita anche attraverso un pezzo di formaggio, che semmai uno banalizza e non ci pensa. E comunque con questa lezione di vita, lezione di lavoro, perché ci hanno insegnato tante cose, noi vogliamo dare adesso la linea alla regia.